Isabella Aragonese, un personaggio che possiamo definire come protofemminista, lascia tutto negli anni 50, quindi non oggi, lascia tutto, la famiglia, il ragazzo, gli amici per andare a lavorare. Sei tu. Non negli anni 50, ma sei tu. Mi ha lasciato il mio No, ragazzo, non non lo lo sapevo. so, no. Mi dai No, la notizia di questa. No, no, no. lasci tutto per andare, per inseguire il tuo sogno, no? Sì, sai, non ci avevo pensato a questa cosa, mi stanno facendo queste domande. No, penso che sia abbastanza ovvio, perché penso che l'hanno vissuta tutti questa cosa, no? Abbandonare la propria, chi ha abbandonato la propria città. Chi sceglie tra lavorare o avere un compagno, perché magari. Quindi diciamo che è ambientato negli anni 50, ma penso che almeno dalle reazioni sento che veramente è qualcosa che resta anche oggi così. Quindi non è in questo caso un film, una cartolina dei tempi che furono, è qualcosa che ancora adesso parla di qualcosa di più profondo, di molto, molto femminile. Non so, non parlerei di femminismo perché insomma è una coscienza che è arrivata dopo, completamente diversa, però sicuramente era un passaggio importante per le donne in cui cominciavano, era un periodo in cui le donne cominciavano a lavorare e soprattutto i ruoli che richiedevano anche un'autorità. Lei da maestra deve farsi accettare da tutto il paese come persona istruita e quindi in qualche modo vissuta come una persona superiore rispetto agli altri, che è una realtà diciamo contadina. Però il film è più intelligente di così, nel senso a un certo punto anche lei ha da imparare da questa cultura contadina, da questa natura, quindi è la storia di quasi un romanzo di formazione di una giovane donna. E come. Poi questa cosa la prendo come una cosa molto positiva, che molti facciano un parallelo con oggi, perché appunto il rischio con i film in costume è sempre di fare un museo delle cose, invece deve essere qualcosa che ancora parla, che tocca delle cose vive, dei punti vivi, ecco. Ecco, tu idealizzi molto il rapporto d'amore che hai con il ragazzo che lasci nel tuo paese. Ti è mai capitata una cosa del genere? Cioè, tu sei un'idealizzatrice oppure sei una molto più concreta? No, io sono proprio. Guarda, l'altra volta ho scoperto che io sono Toro, il segno zodiacale, e ho scoperto di essere ascendente Capricorno. Mi hanno detto che veramente è un segno, sono due segni terra, quindi io sono terra, terra, tutte e due cose. Quindi ho capito anche il fatto che io sono molto concreta nelle cose, ho sempre i piedi piantati, cioè difficilmente ho. Però penso sia un fatto anche dovuto all'età, magari quando ero un pochino più piccolina si idealizzavo di più, potevo baciare i poster dei miei divi e sognare un giorno di incontrarli, adesso insomma non ho più l'età per fare queste cose. Senti, la mostra del cinema di Venezia quest'anno Superstar, l'anno scorso con 10 inverni, sempre in controcampo italiano, quest'anno ancora in controcampo italiano con il primo incarico e anche madrina della mostra. Com'è stata questa esperienza? Passare da un lato all'altro, addirittura tenere a battesimo il festival che ti ha quasi scoperto, diciamo. Ma infatti devo dire che Venezia, io ho un rapporto, forse dopo Palermo è la mia città, perché ho girato qui 10 inverni, è stato girato quasi interamente qui e poi il mio primo film è stato subito presentato a Venezia. Devo dire, è proprio una tappa di questo rapporto. Infatti, penso che quello che mi può accadere ancora è fare il volo dell'angelo per Carnevale. Cioè, ho fatto tutto a Venezia, poi potrei fare il sindaco, cioè, posso fare tutto perché adesso ho ricoperto varie cariche qua. Quindi da una parte devo dirti che questa cosa mi fa sentire a casa, ecco, forse se conoscessi meno questo festival sarei più nervosa, invece sento che mi ha dato tanto e quindi anche
il discorso che ho voluto fare all'inaugurazione, era proprio impegnarmi perché volevo fare qualcosa di mio, di diverso, è quasi una dichiarazione d'amore a Venezia. Allora, Alberto Bolle, il tuo primo ruolo in un film. Sì. Ci racconti un po' com'è andata questa esperienza? Beh, sì, in primis è stata un'esperienza soprattutto divertente. Io, stranamente, mi piace dormire, ma alle 5:30 mi alzavo ed ero felice. Un po' perché c'era Isabella con me, comunque è scoppiato un amore a prima vista. Giorgia mi disse, lo dico. Giorgia mi disse, appena la vedi te ne devi innamorare. E io ho visto un'intervista su YouTube, non l'avevo mai vista neanche al cinema, e non mi aveva preso su questa intervista su YouTube, ma subito dopo, possiamo quando l'ho vista... Perché? Non ti piace? No, vai. E appena l'ho vista, me ne sono un po' innamorato. Ma anche del ruolo del tuo ruolo di attore ti sei innamorato? Cioè, vuoi continuare sulla strada del cinema o è stata un'esperienza, un caso isolato? Per adesso è stato un caso isolato. Prima di tutto penserò a laurearmi, che per il film in realtà ci ho messo un bel po', ho perso esami e la tesi, eccetera. Però vediamo, magari qualcuno mi chiama.